In questa terza parte del saggio, Birindelli analizza il caso Sullivan, che rappresenta il punto meno lontano, ma comunque lontano, dalla libertà di espressione raggiunto negli Stati Uniti. È il 1964 e, sebbene si sia trattato di un episodio temporaneo e incompiuto, è stato un momento di vittoria giuridica, sebbene incompleta, della libertà di espressione contro il totalitarismo. Seditious libel, vuol dire diffamazione sediziosa, significa parole, scritte e dette, fotografie, disegni, altre forme di comunicazione che tendono a diffamare, screditare, criticare, confrontare, imbarazzare, sfidare, interrogare lo Stato, le sue politiche, i suoi ufficiali. Vuol dire un discorso che invoca il rovesciamento del governo mediante forza o violenza, incita le persone a cambiare il governo per via illegale. Con la sentenza Sullivan, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha riconosciuto che seditious libel è in tutto il mondo la caratteristica delle società chiuse, dove la critica al governo è vista come diffamazione e punita come un crimine. La libertà politica finisce laddove lo Stato può usare i suoi poteri e le sue corti di giustizia per ridurre al silenzio coloro che lo criticano. Se la legge rende la seditious libel un crimine, la società non è libera, indipendentemente dal resto. Birindelli apre una piccola parentesi per ribadire che, se si è coerenti, la libertà non può essere limitata soltanto alla libertà di espressione, ma anche a tantissime altre cose. In particolare, bisogna denunciare come illegittima la stampa di moneta fiat a corso forzoso da parte delle banche centrali, la tassazione dello Stato, in particolar modo quella discriminatoria, cioè quella proporzionale o progressiva, e più in generale la violazione legale della proprietà privata, sempre da parte delle istituzioni e dell'autorità statale. A questo punto Birindelli analizza nel dettaglio il caso Sullivan contro il New York Times. Negli Stati del Sud, nel 1960, c'era la segregazione razziale. I neri non potevano usare gli stessi locali dei bianchi e ci fu un episodio in cui quattro studenti neri si sedettero a una tavola calda riservata ai bianchi. Lo staff si rifiutò di servirli e da lì iniziarono proteste e l'emulazione, quindi episodi simili in cui i neri subirono passivamente ingiurie e aggressioni da parte dei bianchi. Martin Luther King intervenne in difesa di coloro che pacificamente avevano sfidato le leggi dello Stato, in nome della legge con la L maiuscola intesa come principio. Seguirono altri sit-in pacifici, tra l'altro King fu perseguito legalmente per dichiarazione fiscale infedele. Fu la prima volta nella storia dello Stato dell'Alabama che una persona fu perseguita per questo reato. E infatti King temeva che i pubblici ufficiali stessero cercando un pretesto per metterlo in prigione. Fu quindi costituito un comitato per raccogliere fondi a favore di King e di altri personaggi che negli Stati del Sud venivano aggrediti dallo Stato per le loro posizioni in difesa di un aspetto della libertà. Il comitato comprò una pagina del New York Times e pubblicò a sue spese un annuncio in cui si raccontava quello che stava accadendo negli Stati del Sud e si denunciavano le azioni persecutorie. Non tutti i fatti riportati in questo annuncio erano veritieri. Allora il pubblico ufficiale responsabile dell'operazione di polizia a Montgomery, che appunto era Sullivan, denunciò il New York Times per diffamazione perché aveva riportato i fatti relativi al comportamento della polizia nella città di Montgomery, anche se magari alcuni di quei fatti non erano veritieri. Così inizia il caso Sullivan. Qual era il contesto giuridico di partenza? Era molto ostile alla difesa, cioè al New York Times. Infatti la diffamazione era materia regolata dalla common law dei singoli stati e quindi lo Stato federale non poteva entrarci. Inoltre quasi tutto l'establishment burocratico dell'Alabama, a partire dai giudici, era fortemente a favore della segregazione razziale. Così come, dice Birindelli, oggi praticamente tutto l'establishment burocratico italiano sarebbe a favore del fatto che l'evasione fiscale sia illegale. Comunque, a parte questa analogia con l'evasione fiscale, il contesto giuridico dello Stato dell'Alabama conferma, spiega come mai fu condannato il New York Times da parte della Corte Suprema dell'Alabama e fu condannato al risarcimento di una somma impressionante, $500,000 di allora. Dunque, la Corte Suprema degli Stati Uniti non avrebbe potuto alterare la sentenza della Corte Suprema dello Stato dell'Alabama.
Inoltre, la diffamazione non era protetta dal primo emendamento della Costituzione americana. Il primo emendamento è quello che garantisce la libertà di espressione. Il Congresso non farà alcuna legge che limiti la libertà di parola o di stampa. Eppure l'avvocato della difesa si appellò proprio al primo emendamento e riuscì a restaurare un pezzo importante della libertà di espressione negli Stati Uniti, perché vinse la causa. E fu infatti un trauma giuridico, un capovolgimento totale della tradizione giuridica consolidata e un allontanamento dalla common law, che era ed è estremamente ostile alla libertà di espressione. Dunque la Corte Suprema degli Stati Uniti ribaltò la sentenza della Corte Suprema dello Stato dell'Alabama, mettendo la diffamazione di pubblici ufficiali sotto la protezione del primo emendamento, come questione attinente alla libertà di espressione. Attenzione, dice però Birindelli, questo non vuol dire che la centralizzazione del potere produce libertà, in questo caso è andata così. Ma in generale bisogna considerare il principio di autodeterminazione, che va sempre comunque difeso in quanto tale, indipendentemente dalle conseguenze materiali della sua difesa. Un'altra piccola osservazione che fa Birindelli è che la sentenza riguardava soltanto la diffamazione di pubblici ufficiali, ma non quella di privati cittadini. Questo per dire che in questo caso la Corte Suprema ha difeso un principio generale a partire da un caso particolare, che però è rimasto particolare perché non ha incluso anche il caso dei privati cittadini. I punti fondamentali del dibattito su cui si formò la sentenza del caso Sullivan furono questi tre: lo Stato o una delle sue agenzie e istituzioni può perseguire un privato cittadino per diffamazione, un pubblico ufficiale può perseguire un privato cittadino per diffamazione, è legittimo attaccare qualcuno dicendo cose non vere? In Italia purtroppo sappiamo già qual è la risposta a tutte e tre le domande, e cioè lo Stato può perseguire un privato cittadino per diffamazione, lo può fare anche un pubblico ufficiale e non è legittimo in Italia, o meglio non è legale, attaccare qualcuno dicendo cose non vere, perché come vedremo Birindelli sostiene che è legittimo perché distingue quello che è legale da quello che è legittimo. Cominciamo quindi dal primo punto. In Italia a molti sembra normale che lo Stato o una delle sue istituzioni possa perseguire legalmente un privato cittadino per diffamazione. Per esempio, l'imprenditore condannato al risarcimento di 1 milione di euro dall'Agenzia delle Entrate per aver arrecato all'Agenzia delle Entrate un danno d'immagine. E questo è ridicolo perché il danno d'immagine all'Agenzia delle Entrate non deriva dalle parole di un imprenditore che si esprime contro l'eccessiva pressione fiscale, ma deriva dall'azione quotidiana dell'Agenzia delle Entrate. E cosa più importante, molti si sono scandalizzati dell'esito della sentenza, cioè che questo imprenditore è stato condannato, ma quasi nessuno ha avuto alcunché da ridire sul fatto che l'Agenzia delle Entrate potesse perseguire per diffamazione un privato cittadino. Questa è la cosa più importante, non come sia andata a finire poi la sentenza, ma che l'Agenzia delle Entrate possa perseguire per diffamazione un privato cittadino. Dice infatti Birindelli, il danno alla libertà di espressione sta primariamente nell'esistenza stessa dell'aggressione legale. Che poi questa aggressione legale a un privato cittadino vada a buon fine o meno è irrilevante. Il messaggio è: se mi critichi ti porti in tribunale, io sono lo Stato, a me non costa nulla e anzi lo faccio coi soldi tuoi. Questo è il messaggio che passa e che intimorisce i cittadini. Così in un contesto di paura e inerzia intellettuale come in Italia è comunque raggiunto lo scopo dell'autocensura delle persone. Dunque il problema è la possibilità stessa dell'azione legale contro un cittadino da parte dello Stato o di una delle sue agenzie. Al contrario, in un paese in cui la libertà di espressione è presa sul serio, lo Stato, una delle sue agenzie e istituzioni, non può perseguire un privato cittadino per diffamazione, cioè questo non è neanche concepibile. Come ha ribadito il giudice Brennan della Corte Suprema degli Stati Uniti all'epoca del caso Sullivan, nella legge americana la diffamazione dello Stato semplicemente non esiste. Procedimenti legali per diffamazione dello Stato non hanno posto nel sistema giurisprudenziale americano. James Madison, l'architetto del Bill of Rights, dice che in una democrazia il potere censorio è esercitato dal popolo sullo Stato e non dallo Stato sul popolo. E Birindelli ricorda che le nostre democrazie sono democrazie totalitarie perché la sovranità
non è quella della legge con la L maiuscola intesa come principio, ma è quella di un arbitrariamente definito popolo. E qui ci sarebbe meglio da approfondire il discorso. Conclude quindi Birindelli, negli Stati Uniti i procedimenti legali, come quelli che hanno subito l'imprenditore e anche Leonardo Facco, per esempio, sarebbero impossibili. Inoltre, il potere censorio esercitato dallo Stato sul popolo, cioè sulle persone, è una cosa idiota da parte dello Stato stesso e dei burocrati che lo controllano, e questo per due ragioni. La prima è che un silenzio imposto per legge è l'argomento della forza nella sua forma peggiore e riduce il rispetto verso le istituzioni stesse. Il giudice Black della Corte Suprema degli Stati Uniti all'epoca del caso Sullivan dice infatti: un silenzio imposto, per quanto limitato, probabilmente genererebbe risentimento, sospetto e disprezzo più di quanto aumenterebbe il rispetto. Quindi l'imposizione del silenzio fa più danni allo Stato stesso piuttosto che portare benefici. E questa è anche la seconda ragione, perché il potere censorio indebolisce lo Stato. Quest'altro giudice, Brandeis, che non so come si pronuncia, della Corte Suprema degli Stati Uniti, dice: coloro che si sono battuti con successo per la nostra indipendenza sapevano che è pericoloso scoraggiare il libero pensiero. La paura genera repressione e la repressione genera odio e l'odio minaccia la stabilità dello Stato. Scrive Birindelli che il potere censorio esercitato dallo Stato sulle persone, come avviene oggi per esempio in Italia, definito paese a totalitarismo assoluto da Birindelli, è incompatibile con la libertà, che invece si regge sul diritto delle persone di essere in disaccordo nei confronti dello Stato, delle sue istituzioni e dei burocrati, ma anche di esserlo in forma disinibita, robusta e totalmente aperta, fino al punto da includere attacchi veementi, caustici e a volte spiacevoli contro lo Stato e i suoi pubblici ufficiali. Quindi la libertà di espressione non è soltanto la libertà di espressione, ma è anche la libertà di potersi esprimere in forma totalmente aperta, disinibita, fino ad attacchi veementi, attacchi verbali naturalmente. La sentenza invece del tribunale che ha condannato l'imprenditore è in perfetto parallelismo col Sedition Act e l'Espionage Act, perché nega alle persone la possibilità di essere in disaccordo perfino quando il disaccordo è espresso in modo dimesso, in forma pacata e razionale. È sufficiente limitare il diritto al disaccordo, alla critica, ai casi in cui questo è espresso in forma pacata e razionale per violare la libertà di espressione. Dice Thomas Jefferson: la libertà di stampa non può essere limitata senza essere persa. E più in generale questo vale per la libertà di espressione. Anche il giudice Black dice che è un riconosciuto privilegio americano quello di dire liberamente ciò che uno pensa delle pubbliche istituzioni, anche se lo fa senza buon gusto. Questo diritto purtroppo non è stato mai riconosciuto in Italia. E dice Birindelli, come anche in Corea del Nord, perché poi Birindelli farà vedere che la differenza fra l'Italia e la Corea del Nord è minima rispetto alla differenza che ci separa da questi Stati Uniti di quel particolare periodo storico, quando appunto ci fu la sentenza del caso Sullivan. Abbiamo appena visto che negli Stati Uniti è impossibile che lo Stato o le sue istituzioni perseguano un privato cittadino per diffamazione, cosa che invece è abituale in Italia. Un altro problema invece è se un pubblico ufficiale può farlo. La sentenza Sullivan stabilì che i pubblici ufficiali potevano perseguire legalmente per diffamazione un privato cittadino solo se questo aveva detto cose false nei suoi riguardi. Quindi bisogna distinguere nei riguardi di chi? Del pubblico ufficiale specifico come individuo, oppure se nei riguardi dell'agenzia di cui lui era responsabile. Perciò la sentenza Sullivan riconosceva che ci poteva essere un problema di diffamazione verso il singolo funzionario pubblico, inteso come individuo, mentre invece non esisteva mai diffamazione nei confronti dello Stato o delle sue agenzie e istituzioni. Dunque, nei confronti di un pubblico ufficiale specifico, la sentenza Sullivan riconosceva il reato di diffamazione se il diffamatore metteva in giro voci false, sapendo prima che erano false,
oppure avendo dimostrato una negligenza macroscopica o un atteggiamento sconsiderato nei confronti della verità, e anche se avesse avuto l'intenzione esplicita di danneggiare quel funzionario pubblico. Queste due condizioni si chiamano con il termine actual malice. Invece la falsità in buona fede e anche quella dovuta a semplice negligenza non era perseguibile da parte di un pubblico ufficiale, anche se veniva accusato di cose false. E l'onere della prova era comunque a carico del pubblico ufficiale, cioè dell'accusa, e non più della difesa, cioè del cittadino. Perciò, dopo il caso Sullivan, un pubblico ufficiale, di fatto, non poteva più perseguire legalmente per diffamazione un privato cittadino, oppure un giornale, nemmeno se ciò che veniva detto o scritto contro di lui era falso. Questo può sembrare ingiusto e contraddittorio, perché in relazione ai fatti la verità si può stabilire. Per le opinioni no, ma per i fatti sì. Non sarebbe forse illegittimo accusare un pubblico ufficiale di aver preso una mazzetta quando questa accusa è falsa? Vedremo che questa cosa, che sembra poco intuitiva, in realtà ha un senso. Cioè ha un senso che non sia considerato reato, nemmeno, per esempio, accusare un pubblico ufficiale di aver preso una mazzetta quando questo non corrisponde al vero. Per la difesa della libertà di espressione è comunque meglio concedere anche questa possibilità, cioè poter diffamare, screditare un pubblico ufficiale sapendo che non ha preso la mazzetta. Dopo vedremo meglio perché. La Corte Suprema degli Stati Uniti voleva infatti evitare ciò che succede oggi in Italia, e cioè l'autocensura delle persone nei confronti dei pubblici ufficiali per paura delle conseguenze legali delle loro parole. Si vuole quindi evitare che le persone stiano zitte, anche se magari la verità la intuiscono tutti. Sarebbe questo silenzio compatibile con la libertà d'espressione? Potrebbe da questo silenzio emergere la verità più di quanto possa emergere dal caos non violento della libertà di espressione? Sul caos non violento della libertà di espressione Birindelli ci tornerà nella quarta parte di questo articolo. Anche il giudice Powell della Corte Suprema dice: affermazioni false in merito a determinati fatti sono protette dal primo emendamento in quanto l'errore è inevitabile in un dibattito libero. La punizione dell'errore potrebbe portare a un'intollerabile autocensura. Ogni tentativo di distinguere il vero dal falso, la libertà dalla licenza nell'espressione del pensiero, genererebbe una situazione in cui gli editori avrebbero paura di pubblicare la verità, in quanto, sebbene sia vera, potrebbero non sempre essere in grado di dimostrarlo in modo soddisfacente per una corte di giustizia. Nella vera libertà ci deve essere spazio per l'errore. Il giudice Madison affermava: un certo grado di abuso è inseparabile dall'uso corretto di qualsiasi cosa, e in modo particolare nel caso della stampa. Per il giudice Brennan, l'affermazione erronea è inevitabile nel dibattito pubblico e deve essere protetta, se vogliamo che la libertà di espressione abbia uno spazio vitale che le è necessario per sopravvivere. Inoltre il giudice Hand dice: il primo emendamento presuppone che alle conclusioni vere è più probabile arrivarci attraverso una moltitudine di lingue che attraverso una selezione da parte dell'autorità. Per molti questo è una follia, ma noi abbiamo basato tutto quanto su questo. Perciò il test migliore della verità è il potere del pensiero di farsi accettare nella competizione del mercato. Qui si parla del mercato delle idee e delle opinioni. Limitare la pubblica espressione del pensiero a ciò che è vero è il modo migliore per impedire con la forza che la verità emerga e per mettere al riparo da ogni attacco qualsiasi abuso, in particolare da parte dello Stato e di chi vive di esso. Quindi limitare la pubblica espressione è funzionale a coprire gli abusi dello Stato e dei suoi funzionari. Dobbiamo invece lasciare che tutte le opinioni, quindi una moltitudine di opinioni e di pensieri, siano permessi in una specie di mercato, una specie di competizione di mercato tra opinioni diverse, da cui è molto più facile che si arrivi alle conclusioni vere
piuttosto che attraverso una selezione di quello che è giù, di quello che è vero e di quello che è falso, di quello che è giusto e quello che è sbagliato da parte dell'autorità.